Quindi è lei la succulenta pollastrella che si occupa dei miei terreni. Io mi interesso solo ai soldi. Ai soldi interessa una buona banca. E sì, la banca è indirettamente interessata alle sue proprietà. Non è per questo che si è rivolto a noi, Mr. Hatch? Bene, signorina Barrow. Posso chiamarla signorina, vero? Noto con moderato piacere che lei sa più cose di me di quanto io gliene abbia dette l'ultima volta durante la compilazione del registro. Perciò, questo, come di consueto, mi declino dall'obbligo di ricordarvi che io sono un uomo ricco e potente. Perciò, non ci sarebbe neanche bisogno di mettere per inciso che i miei terreni, che godono di un'area geografica di tutto rispetto, che vanno dal canyon della Norro Valley alle pianure del Victory Park, sono per me di primaria importanza. Non ce n'è infatti alcun bisogno, Mr. Hatt. Siamo al corrente dei suoi terreni e del progetto di edificazione che intende avviare sulle sue proprietà. Qui c'è scritto case popolari e alberghi, giusto? Esattamente. E se posso, e credo proprio di potere, chi è che vi ha informati? Un uccellino, arrivato direttamente dalle ferrovie. Quel vecchio sporcaccione figlio di puttana di Winston Burt. Guarda, se avessi avuto un dollaro per ogni volta che qualcuno mi chiamava sporcaccione, beh, mia madre non avrebbe dovuto intraprendere quella carriera. E allora, signor Hatt, è ancora interessato alle mie ferrovie, eh? Ma certo, Mr. Boot. Diciamo che le sue linee ferroviarie sono di essenziale importanza per collegare le mie proprietà e i miei stabili. Diciamo però che la somma che mi sta proponendo è un tantino eccessiva per le mie finanze attuali. No. Allora, mi stia a sentir bene. Lei ricava migliaia di dollari coi pedaggi dei viandanti sul suolo delle vostre proprietà, eh? Mentre io, con 250 miseri dollari, devo sfamare una famiglia di ben 4 bocche. Quindi, non dovrei farvi delle richieste un poco eccessive per vendervi tutto ciò che posseggo? Beh, ma io vi ho offerto delle proprietà. Io non voglio le sue cazzo di terre! Io voglio 10.000 dollari, cowboy. Disgrazia vuole che poche settimane fa mi sia capitato, diciamo, un imprevisto. Che genere di imprevisto? Un uomo ha rubato gran parte dei miei soldi da una diligenza che si dirigeva verso un cavo di mia proprietà. Si dà il caso che il furfante, Crazy Doug, non abbia lasciato alcuna dichiarazione ancora di dove cazzo siano i miei soldi! E se io avessi chiesto allo sceriffo di unirsi alla festa e di portare la torta? Potete usufruire della mia signorina per un quarto d'ora. Dopodiché la riaccompagno in cella assieme a tutte le altre troiette. Ti fa ridere la situazione? Credi che questo sia un gioco? Certo che è un gioco! Se tiro i dadi il vecchio montone bastardo qui mi fa uscire di prigione! Fai ancora una battuta e ti spergino l'encefalo con una pallottola, Crazy Dog! Puoi sempre farlo, ma io non penso che i tuoi soldi si trovino da soli, o sbaglio? Il mio amico qui possiede una vastissima area di ferrovie e non mi sarà difficile setacciare ogni miglio quadrato delle mie proprietà. Quindi voi siete già diventati amiconi? È arrivato il momento in cui vi fate i pompini a vicenda? Sì, esattamente. Sì. Quindi il tuo amico ti avrà sicuramente detto che sta bleffando. Cosa? Di che cazzo parlo, eh? Di che cazzo parla? Di che cosa parlo? Parlo del fatto che il tuo amico caca carbone in realtà non possiede neanche più un chiodo di quelle ferrovie, perché al posto di venire qui e vendertele ha preferito inchiappettarti, Sir Cilindro. È vero ciò che dice. Mr. Boot, a chi le date? Mr. Boot, a chi cazzo le date? Le ho ipotecate. Che cazzo?
cazzo hai fatto? Back and forth, God.